Taranto è una città molto antica, risale al 706 la fondazione da parte degli Spartani, ci sono passate la civiltà magno-greca e poi quella ellenistica, e quindi è ricchissima la città e la provincia di archeologia, che fa gola ai tombaroli e alla filiera che da loro parte, con ricettatori e mercanti che sono in grado di piazzare questi reperti anche in luoghi importanti. Quanto ammonta il vostro ritrovamento? Quanto vale? Sono 2000 reperti di valore potenzialmente elevatissimo anche a livello individuale se smerciati nel mercato aperto. Nel mercato clandestino certamente il valore si abbassa, e quindi è funzione pezzo per pezzo della possibilità di piazzare questi reperti in una casa d'aste, in una galleria antiquaria, piuttosto che invece vendere direttamente al collezionista. Vediamo quanto si può guadagnare con questi, il tombarolo, ecco, quanto può arrivare a guadagnare? Il tombarolo è un po' l'ultimo anello della catena, però il giro è certamente di milioni di euro. Qui parliamo dei mercati ricchi dell'Europa, quindi del Belgio, della Germania, della Svizzera, e il valore si moltiplica mano a mano che ci sono i passaggi da una categoria di ricettatore a un mercante sempre più elevato. Mi tratta di identikit di un tombarolo? Il tombarolo è una figura antichissima, potremmo dire storica. Si dice che i primi tombaroli fossero i soldati dell'impero romano che depredavano le tombe delle altre civiltà per forgiarsi le armi con i metalli che trovavano. E oggi il tombarolo è una persona vicina al mondo dell'agricoltura, dei campi o dell'edilizia, che in quell'ambito trova facilità di accesso ai reperti archeologici. Sono persone che conoscono il loro mestiere, che sono in grado anche di produrre archeologia falsa e che cercano di giorno il perimetro delle tombe per poi scavare di notte, quindi delimitano il perimetro individuato, cercano la porta di accesso, il dromos, e poi scavano e portano via i loro reperti, i loro tesori. Questa persona che avete, un attimo che potete attendermi? Sì? Questa persona che avete arrestato in Olanda, chi è? È un grande trafficante di reperti archeologici che è stato in attività a lungo, è il capo dell'organizzazione, per questo è stato individuato, è stato pedinato in vari paesi europei, trasportava in treno i propri reperti, lui con altre due persone all'interno di un'organizzazione che oggi sappiamo composta da 13 persone in tutto, che sono colpite dal provvedimento di chiusura delle indagini preliminari per associazione a delinquere e reati collegati agli scavi clandestini. Sì, siamo all'aperto, siamo a distanza. Curiosità, diciamo i reperti. Sì, l'indagine nasce da una segnalazione, da una notizia che riguardava un albergo in Germania, a Monaco di Baviera, dove lui si recava. Ecco, le sue modalità erano tali da eludere i controlli, perché si spostava sempre in treno, il mezzo meno controllato rispetto all'aeroporto per passare le frontiere, e era sempre lui in borsoni oppure delle donne che fanno parte dell'organizzazione, quindi meno sospettabili, meno controllate potenzialmente, come anche lui che è una persona di età avanzata, e questi commerci che si svolgevano anche utilizzando alberghi, utilizzando luoghi poco soggetti a controlli. Ma lui di lavoro come faceva il tombarolo, diciamo, aveva un'altra professione? Sì, fa questo, anche perché non è in età d'attività lavorativa. Ma quello era agricoltore, dell'edilizia? Nella vita è stato insegnante elementare. Allora, davvero? Sì, in pensione. Ma e quindi, voglio dire, conosceva anche la storia oltre a conoscere il territorio? Chi lavora in questo settore ha una grande conoscenza del mondo sul quale si muove.
è un esperto di archeologia, di civiltà antiche e sa bene il valore della merce che viene trafugata. Di Bruxelles, che è nella disponibilità del principale indagato, molti dei pezzi dal Belgio li abbiamo già riportati in Italia con i nostri mezzi via terra, e poi l'altro grande sequestro, più di 1000 pezzi, invece è avvenuto in provincia di Taranto, dove si trovavano in deposito accantonati tutti gli oggetti che vedete. Qui ci sono anche gli spilloni utilizzati per gli scavi clandestini, con questi viene perforato il terreno di giorno in cerca delle tombe, del perimetro e del corridoio di accesso del Dromos. Chi erano questi valori? Gli autori degli scavi clandestini sono 13 persone, raggiunte adesso da un provvedimento di chiusura delle indagini preliminari per associazione a delinquere, ricettazione, scavi clandestini, esportazione illecita. Sono persone che facevano questo abitualmente, sono uomini e donne di età avanzata che avevano questa come attività proprio a tempo pieno. E mentre gli acquirenti sono probabilmente collezionisti e anche galleristi in grado di piazzare ad altri clienti gli oggetti. Dove sono stati recuperati questi oggetti? Gli oggetti sono stati recuperati in un'abitazione di Bruxelles e in un deposito in provincia di Taranto prevalentemente. Ci sono stati anche degli altri sequestri che sono serviti per riscontro, svolti proprio nel corso dei trasporti che il principale indagato e altri due dell'organizzazione svolgevano verso il nord Europa. Ma chi erano questi soggetti che i più importanti, diciamo, per recuperare questi oggetti? Sono persone dedite al settore, molto esperte in materia, che conoscono l'archeologia, conoscono le antiche civiltà e il valore commerciale che possono ricavare dai reperti.